Ciao ragazzi, Valen Gaming e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Train 2 insieme al mio amico Dead Strikes, che purtroppo voi non potete sentire perché ancora non c'è la possibilità di sentire l'audio dei giocatori che stanno partecipando alla vostra partita o comunque che sono nel party. Spero che l'aggiungeranno con un nuovo aggiornamento, ma non si sa. Allora, sto su questo gioco Train 2 e insieme a lui aprirò una serie. Per lui intendo Dead Strikes, ma è ovvio. Aprirò una serie nella quale in vari episodi finiremo questo gioco. Allora, in ogni episodio farò, penso, due livelli a volta. Vi premetto che già ho finito il gioco, quindi partirò un po' avvantaggiato con potenziamenti e accessori vari comunque. Allora, ma direi subito di partire. Allora, questo è il primo livello, quindi è un'introduzione al gioco, ai personaggi. Che palle. Ci sono 100 anni prima di giocare. Rinorrerò la loro ultima avventura. Allora, questo gioco è troppo trollolò. Dico trollolò perché è trollolò, cioè vi trollate in una maniera proprio blasfema. All'inizio della storia, eccoci qua. Caricamento. Mamma mia! Vi trollerete in una maniera rara con i vostri amici. Infatti io ogni volta mi diverto a bestia. Intanto possiamo vedere il nostro mago Amadeus a pecorella. Torna da una serata intensa di scopaggio. Guarda quanto è brutto, mamma mia. Cioè, senti il rumore e manco si sveglia. Poi la luce. 3, 2, 1. Bam! No. Ah sì, oddio, ci ho azzeccato. La luce poi lo sveglia. Cioè, oddio, si è rimessa a pecorella. Oddio, si è rialzato. Eccolo. Cioè, che va? Ecco qua, si è sdoppiato. Oh yeah. Questo qui sono io e quello che sta più avanti è il mio amico. Allora, diciamo, ecco, mo già inizia a trollarmi. Diciamo che il mago ha un ruolo strategico durante il gioco, infatti creerà costruzioni per raggiungere parti elevate della mappa. E vedete, adesso ho creato questo cubo, lui me lo sta sollevando per farmi andare sopra. In verità voleva trollarmi, però non c'è riuscito. Allora, solleva anche gli oggetti. E mo non ti faccio passare, mortaccio tuo. Va, voglio vedere come passi. Oh, non può passare, povero Chicco. Vabbè, lo lascio passare perché sennò durerebbe troppo il gameplay. Babbi. Allora, come vedete, ora creo il cubo, salgo. Se riesce a salire, mannaggia il clero. Eccolo. Olè. No. Oddio, no, sono caduto. Ah, no, va bene, pensavo di essere l'ultimo nel fosso. Vai. Là. Vai, sali. Mortacci, le pippe, è salito. Allora, all'interno del gioco potrete essere 3 personaggi. Allora, qui ancora non possiamo perché è l'inizio. Allora, questo è il train ed è una specie di guida all'interno del gioco. Ecco qui, questo è il guerriero. È il secondo personaggio del gioco. Oh mamma, è il secondo personaggio, non il migliore. Allora, io sto, se mi sentite parlare con lui, allora non sono pazzo, non parlo da solo, ma bensì, come ho già detto, voi non lo sentite, ma lui in verità sta nel mio party e quindi ovviamente ci parliamo per giocare. Perché senza parlare è un po' difficile. Ok, come vedete, già ho la spada di fuoco e comunque un potenziamento che si sblocca con l'abilità. E chi sta al primo livello certo non ce la può avere. O forse sì, dipende. Olà! No! Tanto non mi puoi trollare, non c'è il mago. Olà! Uè, guardate che mossa proprio sexy sexy brodo. Via.
Oddio, le foglie. Mamma mia. Questa qui proprio è una scena epica, ancora vi farò vedere. Il martello di Thor. Epico. E te torna pure indietro. Questo martello, cioè praticamente il guerriero ha la spada, il martello, cazzo l'ho rilanciato, e lo scudo, che è quello qua. Quindi sono armi molto sexy brodo. Voilà, voilà, voilà. Ok, come ho detto, questo primo livello sarà un'introduzione, quindi è un po' noiosetta, ma dai prossimi livelli, quindi dal secondo o terzo in poi, non mi ricordo, l'azione sarà aumentata, cioè ci sarà più azione e quindi ci divertiremo di più. Allora, questo è il train ancora. Come ho detto, il train è una guida. È la guida del gioco in pratica. Comunque guida i personaggi all'interno del gioco. Ed ecco qui l'assassina. È il terzo personaggio del gioco. E è la più agile. Come arma principale ha un arco con cui spara delle frecce. E poi ha questa fune con cui si aggrappa. Questo rampino con cui si aggrappa dappertutto e può fare Batman. Anche se Batman non ha un rampino. Oddio! Non mai pensato a sta. E certo. Olle. Olle, mamma mia! Proprio parkour! Agli estremi livelli. Dio. Intanto lui, ecco, mi ha teletrasportato lì perché lui era troppo avanti e io no. Eccoli qua, tutti e tre i personaggi raggruppati. Come ho già detto, all'interno del gioco, quindi all'interno di ogni partita, noi possiamo alternare i personaggi. E quindi il divertimento e il trollolò e lo sdrogo totale sarà alle stelle. Allora, penso che questa è la seconda missione. Penso di farcela. Vediamo quanti punti stiamo. 7.39. 7.40. Salta. No, mazza voglia. Allora. No, per me non ce la facciamo, quindi direi che è meglio chiudere il primo episodio qui. Non vi preoccupate, se usciranno il secondo episodio e comunque tutti gli episodi usciranno, diciamo ogni giorno ci sarà un nuovo video. Non andare avanti intanto che dobbiamo salutare, torna indietro. Allora, aspettiamo lui che ritorna in vita. Oh, ci stai? Allora, io prendrò il guerriero, no, il mago. Allora, da Best Valley. No, da Best Valley, che dico? Vabbè, Best Valley ovviamente lo sapete che è il mio nickname online. Quindi, vieni un attimo qui che dobbiamo fare il sexy saluto. Oh, mamma mia, mica si sbriga a venire. Olè, sali sul cubo. Ok, con la bulla sferica Madafaka Pro. Da Bestvale è tutto. Da Miki non si sa, Miki sarebbe Red Strides. Basta, tagliamo perché sennò non finiamo più. Allora ragazzi, noi ci vediamo nel secondo episodio. E mi raccomando, commentate questo video se vi è piaciuto. Lasciate un like se vi è piaciuto, è andato avanti come un coglione. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate e iscrivetevi. Bella a tutti ragazzi. Yeah!